Caloroso benvenuto amici d'ascolto e grazie per aver scelto anche oggi le frequenze di A-Sports. Un saluto da Pierluigi Pardo e Lele Adani con cui commenterò il match di oggi. Sfida valevole per le Division Rivals. Atmosfera bollente, non potrebbe essere altrimenti. Il calcio è la nostra passione, la nostra ragione di vita, Pier. Ma cosa vogliamo di più? Cosa chiedere di meglio che poter assistere a un match dal vivo? Dimmelo tu. Io spero solo che lo spettacolo sia all'altezza delle aspettative. In grafica la formazione titolare dei Royals per questo match. Oblak a guardia della porta. Linea difensiva composta da Paolo Maldini con Skriniar. Vinicius Junior insieme a Jairzinho come esterno di centrocampo. E due punte per mettere in difficoltà la difesa avversaria e finalizzare l'azione. Punta la porta. Buon tackle, recupera palla. È all'esordio assoluto con questa maglia, una grande emozione certamente per lui. Il tecnico aveva chiesto un esterno veloce, dotato di tecnica. Occasionissima, Pier. Il portiere si tuffa e ci arriva, bella parata. Occhio al cross in mezzo, palla allontanata ma non è finita. Maldini non ha sbagliato, ha trovato il primo gol con la nuova maglia. Il replay mostra la troppa sufficienza con cui la difesa ha liberato l'area. Gli avversari hanno approfittato dell'errato disimpegno per recuperare palla e imbastire l'azione d'attacco che ha portato il gol. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Non va. Marcelo Brozovic. Attenzione a Dybala. Brozovic di ritorno su Dybala. Thomas Rolin, palla in rete. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Chiamato in causa Brolin. Prova a calciare. Eccone un altro. E adesso sembra davvero notte fonda per gli avversari.
hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. Paolo Dybala. Non concede nulla all'attaccante. Dybala. Gira palla su Vinicius. Chiamato in causa Brolin. Occasione per Brolin. Conclusione che finisce di poco sul fondo. Provato la porta, ma da quella distanza appoggiala, no? È entrata fuori tempo e qui può starci il cartellino. Intervento da giallo, giallo. Decisione corretta, Pier. Ora deve fare attenzione. Musa. Marcelo Brozovic. Dybala. Palla di nuovo in loro possesso. Giro. Fuori gioco, chiamato dall'assistente. Ospiti che hanno giocato un numero superiore di palloni, come dimostrano le percentuali sul possesso palla. Stanno facendo vedere un'ottima organizzazione di gioco. Il giro palla è perfetto. Vedi, non forzano mai la giocata e aspettano il momento giusto per verticalizzare. E infatti la fase difensiva avversaria non riesce a prendere le giuste contromisure. Continua ad avanzare. Tiene palla in attesa del momento giusto. Brolin dialoga con Vinicius, ha spazio sulla corsia, azione che può diventare pericolosa, occhio, attenzione a Dybala e c'è il gol e adesso sono 4 le reti di vantaggio. Un gol all'apparenza facile, non poteva sbagliare da quella distanza, ha mantenuto la calma e non ha lasciato scampo al portiere. Il risultato comincia ad assumere veramente proporzioni molto pesanti. Intervento perfetto al momento giusto. Vinicius Junior. Il servizio per Brolin. Porta palla. Occasione per Brolin. E il tiro finisce sulla traversa. Servito Gersigno. Si alza la bandierina dell'assistente ed è fuori gioco. Ha perso completamente di vista la linea dei difensori guardando solo la palla. In area bisogna essere più reattivi, Pier. Riesce a tenerla in gioco. Recupera palla con un buon intervento in scivolata. L'arbitro assegna il fallo laterale. Tonali. Tonali. La affida Gersigno. Thomas Brolin. Prova con questo lancio in verticale. E c'è il gol, era il più atteso e non ha deluso. Gol che possiamo rivedere in questo replay, scaturito da un efficace 1-2 con cui hanno aperto la difesa. Uno contro uno col portiere, mi sarei aspettato la soluzione di potenza e invece ci ha sorpreso optando per la precisione calciando d'interno, bravo. 5-0, partita assolutamente in cassaforte, una sola squadra in campo. Dybala. Attenzione, è calcio di rigore. La direttrice di gara ha optato per la concessione del calcio di rigore senza cartellino, però se d'accordo Lele? Al suo posto avrei fatto lo stesso, il calcio di rigore mi serve. Palla che torna in gioco dopo aver colpito il palo. Nulla di particolarmente rilevante. C'è campo, attenzione, la squadra è sbilanciata in avanti. Difesa che recupera il possesso, sfuma il contropiede. Brolin. Ci sarà solo un minuto di recupero. Attenzione a Dybala. E c'è il gol, la giornata da incubo per il portiere avversario.
Santini, non ha sbagliato, ha trovato il primo gol con la nuova maglia. Il replay mostra la troppa, gli avversari hanno approfittato dell'errato disimpegno per recuperare palla e imbastire l'azione d'attacco. Brozovic di ritorno su Dybala. Thomas Brolin, palla in rete, giocandosi sul 2-0. Eccone un altro, e adesso sembra davvero notte fonda per gli avversari. Azione che può diventare pericolosa, occhio. Attenzione a Dybala. E c'è il gol, e adesso sono 4 le reti di vantaggio. Thomas Brolin prova con questo.
Vinicius Junior, intercettato il lancio di Dybala. Pallone che esce, ci sarà la touche. Chiamato in causa Brolin. Ottima lettura difensiva. Brolin. Portiere che allontana senza problemi. Si aggiusta il pallone, pronto per il calcio d'angolo. Occhio al corner. Dice di no sulla linea. Palla schizza via dopo il contrasto. João Cancelo. Avvia nell'uno contro uno. Riconquistano il pallone. Guadagnano dunque un corner. Palla che rimane ancora lì, pericolo. Si oppone al tiro ma non è finita. Grande scelta di tempo qui, recupera il pallone. Ferma tutto e riconquista il pallone. Chiamato in causa Brolin. Occhio che guadagna metri. Può far gol da lì. Portiere che si oppone alla grande a questa conclusione. Voce miracoli. Era più facile prendere gol qui che salvarsi, eh? Intervento provvidenziale, ha tolto la palla dalla porta. La calcia in profondità. Brutta difesa qui, palla ancora pericolosa. Tonali. Ribatte la conclusione. Difesa scoperta, ha spazio per andare. Ottima lettura, recupera il pallone. Offre un assaggio del suo repertorio qui. Ha spazio sulla corsia. Se l'è allungata troppo e ha vanificato un'opportunità interessante. Occhio a Wayne Rooney. Rooney. Buono lo spunto qui. Cerca il varco giusto. João Cancelo. Occhio a Rooney. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Oblak, che istinto da pochi passi. Il riflesso di Oblak. Scivolata perfetta, pallone recuperato. Tonali. Hakimi. Possono partire in contropiede, attenzione. Difesa avversaria piazzata male qui. Prova la botta. Attenzione, la palla è lì. Portiere fantastico su questo colpo di testa. Ha salvato il risultato. Una parata che vale quanto un gol. In attacco, sempre avanti. Stanno mettendo in grande difficoltà la difesa avversaria da diversi minuti. E i tifosi continuano a incitarli. Contrasto efficace in area. Il pallone recuperato. Gersigno. Palla su Brolin. Interviene prima che sia troppo tardi. C'è spazio per la ripartenza. Ci sarà solo un minuto di recupero. Poteva essere una buona ripartenza, l'hanno buttata via. Arriva il fischio dell'arbitro. Si chiude la prima frazione.
c'è il segnale dell'arbitro, comincia il secondo tempo. È entrata fuori tempo e qui può starci il cartellino. Hakimi. Olanda. Può andare in porta qui. Gol! E la sbloccano. È arrivato il primo gol del match. Rete che cambia l'inerzia della partita. E ora? E cercheranno di fare un altro o fanno difese contropiede? Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro. 1-0. Non fischia l'arbitro, c'è il vantaggio. Sfuma qui la barba del vantaggio, dunque sarà calcio di punizione. L'allenatore sta per mandare in campo forze fresche. Continua ad avanzare. Tentativo respinto. L'arbitro non ha dubbi, è dunque fuori gioco. Non una buona lettura qui. Ha aspettato la palla praticamente immobile e per la difesa diventa un gioco da ragazzi e scappare in avanti e far scattare il fuorigioco. Olanda. Grande intervento del portiere. Batte lungo. Ha calciato al volo, non è entrata davvero di poco. Ha impattato la palla alla perfezione e ci è mancato poco che non trovasse lo specchio. Tenta la conclusione. Tiro che finisce sul fondo, pallone che non si è abbassato a sufficienza. Joao Cancelo. Intervento da cartellino questo, vediamo. L'arbitro estrae il giallo per questo intervento. Sanzione corretta, non era un fallo cattivo, però la munizione ci sta tutta. Riconquistano il pallone. Musa. Cerca la soluzione personale. Palla dentro e doppio vantaggio. Le immagini della Goal Line Technology ci mostrano come il pallone non avesse varcato completamente la linea bianca, giusto dunque non convalidare la rete. Si era visto anche dal campo che la palla non era entrata. Meglio però esserci tolti l'ultimo dubbio. Olanda può andare in porta qui. Gol! E la sbloccano. È arrivato il primo gol del match. Rete che cambia l'inerzia della partita. E ora? Ne cercheranno di fare un altro o fanno difese contropiede? Musa. Cerca la soluzione personale. Palla dentro e doppio vantaggio. Le immagini della Goal Line Technology ci mostrano come il pallone non avesse varcato completamente la linea bianca, giusto dunque non convalidare la rete. Si era visto anche dal campo che la palla non era entrata. Meglio. Something lit a fire in my soul. Voyager, gone voyage.
was good till hello and heaven knows it was a rush. But a trip, little blip on your radar, interfere so. Gara che si disputa in uno stadio gremito, c'è veramente grande attesa per questo match. Vi do il benvenuto, come sempre c'è Lele Adani pronto a commentare il match. Il menù del giorno ci propone un match valevole per le Division Rivals. Sfida ricca di contenuti. L'obiettivo è chiaro, aggiungere un'altra vittoria alla loro collezione per mantenere viva una serie che comincia a farsi importante. Tecnico degli ospiti che ha scelto di mandare in campo questa formazione. Pop la scelta per la porta. Linea difensiva che vede Cafu con Paolo Maldini sulle fasce. Momo Salah insieme a Riccardo Kakà a centrocampo. Davanti hanno optato per una sola punta che sarà anche il principale riferimento offensivo. Guadagnano metri. Palla gol importante. Non si è fatto sorprendere qui il portiere. Tutto molto bello, il tentativo di pallonetto e soprattutto la risposta del portiere. Ottima lettura difensiva. Chiamato in causa Brolin. Ha interrotto un'azione pericolosa, potrebbe arrivare un provvedimento. Siamo ancora nelle fasi iniziali ed è già arrivato il primo giallo. Penso che l'arbitro abbia voluto mandare un chiaro messaggio ai giocatori. Vuole tenere la partita in pugno. Oblak, palla ancora in gioco. Risultato che non cambia. Risultato che non si sblocca, protagonista il portiere poco fa, con un intervento d'applausi con cui è negato il gol dell'avversario. Si accentra, il portiere non la tiene, palla ancora viva. Brutto disimpegno, attenzione. Il pareggio regge, ma hanno corso un grande rischio sulla conclusione. E in area non può sbagliare da lì. Palla sulla traversa, poi ancora in campo. Pericolo scappato. Thomas Brolin. Entrata decisa, perde palla. Jairzinho. Salta il difensore. Conclusione che non crea problemi al portiere, che blocca con sicurezza. Tiro troppo telefonato, ci vuole ben altro per batterlo. Proseguono nella loro avanzata, vedremo cosa potranno inventare. Cerca il tocco sotto, ha cercato il colpo vincente col cucchiaio, ma non è andata bene. Da ammirare il gesto tecnico, peccato che la palla sia finita sopra la traversa. È evidente che ha dato troppa forza al pallone. Controlla male Kanté. Servito Jairzinho. Può essere il pallone del vantaggio. 1-0, arriva il primo gol dell'incontro. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Jairzinho. Buona rete di passaggi. Occhio qui a Brolin. C'è la spinta del portiere, azione che non è finita. Esagera qui e regala la rimessa. Hanno rischiato di scivolare a meno 2 pochi istanti fa, ma il grande protagonista è il portiere, che ha impedito al pallone di entrare con un grande intervento. Occhio qui, devo far gol qui, E c'è il gol, si portano a più 2 con questa rete. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Controlla il pallone Blanc. Rafael Leão. Sale la bandierina all'assistente, a velocità normale sembrava tutto buono. La squadra di casa ha tenuto di più la palla, come sottolineato anche dal dato sul possesso. Vedi come si divertono quando giocano. Continuano a creare occasioni, la palla gira velocemente, infilano la difesa avversaria come un coltello nel burro.
La differenza tra le forze in campo è netta, di questo passo rischia di finire in goleada. Palla per Ferdinand. Palla per Kanté. Ottimo il recupero, passaggio non esattamente perfetto. Pallone interessante di Dybala. Azione interrotta molto bene qui. Rafael Leão. Occhio a Blanc. Kaká. Ecco Salah. Occasione per accorciare le distanze, attenzione. Possesso perso. Tonali. Errore e pallone riconsegnato. Provano ad avanzare. Pallone raccolto senza problemi dal portiere. Tonali. Thomas Brolin. Dybala consegna palla agli avversari. L'arbitro concede il vantaggio, si va avanti. Rafael Leão. Gersigno. Servito Gersigno. Gersigno! Palla che finisce sul palo, occhio alla deviazione. Hakimi. Brozovic, c'è la ribattuta. Bravo il portiere a dire di no. Kaká. Recuperano il pallone in una zona interessante. Rafael Leão. Va in porta e c'è il gol è 0-1, possono ancora crederci. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Si andrà avanti a giocare per altri 60 secondi. Gersigno. Tonali. Palla che esce, calcio d'angolo per i Royals. Batte lungo. Fischia l'arbitro, si chiude qui il primo tempo. Comincia il secondo tempo con i Royals fin qui avanti. Se ne va di forza. Olanda. Buona coordinazione, ma non ha trovato la mira qui. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. L'arbitro lascia il vantaggio. Cafu. Può rendersi pericoloso adesso. Recupero in zona pericolosa. Entra in scivolata sul pallone. Palla che esce, touche, rimessa laterale. Mette in movimento Ken. Niente da fare, gran recupero difensivo.
Thomas Brolin. Gran palla dentro. Pop, il tuffo, dice di no. Occhio al pallone in mezzo. Colpo di testa, grande intervento del portiere. Occhio ad Haaland. Può andare. Capisce tutto e recupera un pallone pericoloso. Può servire un compagno. Taglia verso il centro. Difesa che deve fare attenzione qui. Jairzinho l'ha messa dentro. Siamo 3-1 e magari non finirà così. Vinicius. Parla Mendy. Azione che si fa interessante. Prova a crearsi gli spazi. Si alza la bandierina ed è fuori gioco. Sì, qui doveva seguire la linea della difesa invece di rimanere immobile. Mancata la necessaria reattività. Salah. Prova a servire a profondo il compagno. Riceve Salah. Intervento perfetto al momento giusto. Mette in movimento Salah. Può andarsene in velocità. Il difensore si oppone, ma non è finita. Oblak, che parata per lui. Brolin. Guadagna campo. Mussa Diaby! E c'è il gol, adesso vanno a più 3. Servito Jairzinho. 1-0, arriva il primo gol dell'incontro. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. E c'è il gol, si portano a più 2 con questa rete. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Taglia verso il centro. Difesa che deve fare attenzione qui. Jairzinho l'ha messa dentro. Siamo 3-1 e magari non finirà così. Guadagna campo. Mussa Diaby! E c'è il gol, adesso vanno a più 3. Può essere il verdetto definitivo. Match attesissimo da entrambe le tifoserie, questione di attimi prima del calcio d'inizio. Un saluto da parte mia e di Daniele Adani per il commento tecnico. Sfida valevole per le Division Rivals. Di fronte ci sono Kickers e Royals.
Un saluto ai nostri amici a casa che ci stanno seguendo. Solo una cosa però, ragazzi, non muovetevi, non muovetevi. Il grande calcio ve lo portiamo noi direttamente a casa vostra. Dybala, Thomas Brolin, super parata qui. Occhio al tocco in mezzo, occhio al rimbalzo, conclusione che finisce di poco sul fondo. Ho provato la botta, ma da quella distanza, ma appoggiala, no? Ecco l'11 di partenza dei Kickers. Pope la scelta per la porta, Chisum Park insieme a Govu in posizione defilata a centrocampo. In attacco si affidano a Butragueño accanto a Samuel Eto'o. Tornano in possesso di palla. Eto'o, palla importante per Parker. 1-0, è arrivato il gol, è arrivato il gol a freddo. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Intercetta il passaggio e recupera il pallone. Può contare sull'aiuto dei compagni. Eto'o. Palla che termina sul fondo, salto. E questa è la reazione del pubblico evidente alla mancata concessione del penalty di poco fa. Di nuovo angolo. Palla che finisce sul palo. Grande recupero. Recuperano il pallone i Kickers. Prosegue spedito ancora. Occhio al cross sul secondo palo. Ecco Jisun Park. Può colpire da lì. E la mette. Due gol di scarto. E adesso comincia a prendere una strada precisa questo match. Punteggio che è cambiato. Ora conducono per 2-0. Marcelo Brozovic. Brolin. Dialoga con Vinicius. A metri per andare. Oblak dice di no. Pallone in mezzo. Intercetta un buon pallone, attenzione. La mette nel mezzo. Intervento non semplice qui del difensore. Possesso che sfuma. Sfrutta la corsia laterale. Hakimi. Ottimo l'intercetto, adesso un nuovo possesso. Jisun Park. Occhio alla palla gol. Tutto pronto? Preparatevi a vivere 90 minuti di grande calcio. Un saluto da parte mia e di Daniele Adani per il commento tecnico. Il menù del giorno ci propone un match valevole per le Division Rivals. Incontro che mette di fronte Royals e Pirates. La partita di oggi si preannuncia una vera festa per gli occhi. La cornice, guarda, è strepitosa. Le squadre sono pronte a scendere in campo, occhi aperti, perché potremmo assistere a uno spettacolo memorabile. In grafica la formazione titolare dei Royals per questo match. Oblak a guardia della porta. Difesa composta da Skriniar in coppia con Paolo Maldini. Gersigno insieme a Vinicius Junior nel ruolo di laterale. E due punte a cui è affidato il compito di finalizzare la manovra.
Diego Milito. Altro appoggio su Messi. Messi! 1-0, partenza lanciata per loro. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Ha spazio davanti a sé. Dobbiamo rivedere il nostro giudizio, azione che sfuma. Milito. Messi. Prova a sorprendere il portiere, attenzione. Hanno cercato di allungare, ma il pallone è terminato fuori. La squadra avversaria sta lasciando troppi spazi. E loro giustamente ne approfittano. Passaggio intercettato, palla recuperata. Messi. Nuovamente Payet. Recupera palla con un buon intervento in scivolata. Tentativo di pressing. Ecco Payet. Conclusione centrale, portiere blocco. Hakimi. La affida Gersigno. C'è il movimento senza palla. De Bruyne. Hanno avuto il pallone per allungare sugli avversari e portarsi a più due. Beh, possiamo parlare di gara occasione da rete sprecati in questo caso. Speriamo per loro che non debbano recriminare per questo errore. Possesso sprecato dai Royals. Prova ad affacciarsi i Royals. Messi. Bernardo Silva. Non è riuscito a sfruttare questa occasione, poteva essere una buona opportunità. Tonali. La affida Gersigno. Ci sarà il corner per i Royals. Cross verso il centro dell'area. È un brutto fallo, vediamo se l'arbitro prende provvedimenti. Recupera bene questo pallone. Vinicius Junior. La legge bene, ferma il passaggio. Tenta il tiro, nulla di fatto, il portiere l'ha posizionato bene e non ha avuto difficoltà. Leo Messi. C'è spazio qui per Messi per attaccare. Hanno rischiato ma sono riusciti a recuperare il pallone. Messi. Entrata pulita e pallone recuperato nei 16 metri. Di Maria. Attenzione a De Bruyne. Palla a Payet. Sale con il pallone. Attenzione a Payet. Tackle vincente in area. Pallone di nuovo loro. Il portiere dice di no. Occhio a Brozovic. Pallone intercettato senza problemi. Ottimo l'intercetto. Adesso un nuovo possesso. Può correre sull'esterno. Chiamato in causa Brolin. Che grande intervento.
Brutto questo intervento da rosso, vediamo cosa decide l'arbitro. De Bruyne, occhio all'imbucata, aspetta bene questo tentativo al portiere, occhio all'angolo di De Bruyne. Grande recupero e sarà calcio d'angolo. Angolo calciato male, pallone irraggiungibile. Provano a inaridire le fonti di gioco avversarie. De Bruyne, molte opzioni a disposizione. Gran palla di Messi e trova il gol. Doppio vantaggio adesso. Fischia l'arbitro con la prima frazione che si chiude dunque in questo istante. Comincia la seconda frazione di gara. Attenzione a Messi. Dialoga con Vinicius. Era fallo, ma c'è il vantaggio. A metri per avanzare. Palla in out e corner. Chance importante dalla bandierina, Pier. I tifosi ci credono, provano a trascinare la squadra al gol. Dimezzerebbero lo svantaggio. Ha intuito bene qui la situazione. Direttrice di gara che potrebbe anche estrarre il giallo. È stato un brutto fallo qui. Continua un rapporto complesso con l'arbitro. È arrivato l'ennesimo cartellino giallo stavolta. Ora Pierci. Troppo nervosismo in campo, eh? Ogni intervento è un potenziale cartellino. Milito. Avanzano nella tre quarti avversaria. Pericolo scampato per il momento, ottimo lavoro difensivo. Perdono il pallone. Il dato sul possesso palla finora premia gli ospiti. Pierre, non sembrano volersi accontentare, continuano a spingere per fare altri gol approfittando di una difesa avversaria tutt'altro che impermeabile. Per quanto visto finora mi sembra difficile che il risultato possa essere messo in discussione. Continua ad avanzare, pallone importante per provare a riaprire la gara. Portiere chiamato in causa qui. Al corner, il portiere la alza sopra la traversa. Pallone che è uscito e ovviamente nuovo corner. Bernardo Silva. Di Maria.
numero qui. L'arbitro indica il dischetto, è calcio di rigore, si può allargare la distanza fra le squadre. Hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. Jairzinho ha spazio sulla corsia laterale. Agganciato al volo, non è entrata davvero di poco. Ha impattato la palla alla perfezione e ci è mancato poco che non trovasse lo specchio. Gli riesce la giocata, ecco Payet, attenzione a Payet, super Oblak che evita il gol, la mette dentro De Bruyne. Ecco Mendy, occhio al pressing, tacco robusto, palla persa. Moussa Diaby, farla Mendy, palla persa. Hakimi, Haaland, servito Diaby, ha sprecato tutto da pochi passi. Ha optato per la potenza, la palla non è uscita di molto, ma poteva fare meglio qui. Palla intercettata, attenzione! Decisivo l'intervento del portiere, che si è gettato tra i piedi dell'attaccante e ha recuperato il pallone. Ha rischiato grosso, ma se l'è cavata la grande. Hanno spazio per ripartire. Continua ad avanzare. Messi, il portiere non la tiene, palla ancora viva. Se ne va di forza. E c'è il gol che rende il passivo meno pesante in questo finale. Siamo 3-1 e magari non finirà così. Messi, impreciso qui Messi, attenzione a Messi, Di Maria, buono il tocco di Payet e la messa, la fantastica tripletta di Leo Messi, un alieno. È una distanza profondissima quella che separa le due squadre. Ecco Payet, può andare in porta qui e c'è il gol e diventano 4 i gol di vantaggio. Un altro gol dunque e adesso il punteggio è sul 5-1. Payet può andare in porta qui, palla che finisce sul fondo, ha perso una buona occasione. Finale di gara amaro per i padroni di casa, che sono nettamente sotto il punteggio, ovviamente i tifosi non gradiscono. Squadra mai in partita, Pier. Ha subito costantemente le iniziative avversarie e non è riuscita mai a rendersi pericolosa. Segno che c'è qualcosa che non va a livello mentale, prima ancora del gioco, eh. Davvero poche le cose da salvare nella prova di oggi. C'è la possibilità del contropiede.
Il quarto uomo segnala 2 minuti di recupero. Intervento da cartellino questo, vediamo. L'arbitro punisce con il giallo questo intervento, se continua così alla prossima rischia di andare fuori. Non è sicuramente la loro migliore giornata sotto il profilo disciplinare, eh. Farebbero bene a darsi una calmata per evitare guai peggiori. Punizione dalla distanza che termina abbondantemente fuori. Questa è una conclusione tanto ambiziosa quanto infelice, Piera. Ha cercato il gol spettacolare, ma il risultato non è stato, è quello sperato. Fischio finale dell'arbitro e c'è del malumore da parte dei tifosi. Stanno... By the end of the summer, she was a lover. I saw her ex and he's dressing like me. Hair kinda messy like me. Labyrinth. Do you think I'm stupid? Do you think I'm back crazy having you on my mind? Do you think I'm helpless? My algebra gon' equal you every time. Do you think I'm calling? Do you think I'm calling out your name every night? Oh,
See ya. Gioca sotto un cielo sgombro da nuvole, bellissima giornata, dovrebbe guadagnarne lo spettacolo. Vi parla Pierluigi Pardo, con me al mio fianco come sempre Lele Adani, Division Rivals, protagoniste della sfida di oggi. Si affrontano Juniors e Royals. Amici e amiche che ci state seguendo da casa, preparatevi, perché ho la sensazione che ne vedremo delle belle oggi. Puro football. Puskas. Occhio a Dembélé, occhio al cross di Dembélé. Stava per segnare un gol pazzesco. Sì, Pier, questa volée non è uscita di parecchio. Questo è l'11 con cui iniziano la gara i Juniors. Courtois tra i pali. Dietro troviamo Ruben Dias con Rüdiger. Ødegaard insieme a Kanté sulla mediana. Davanti si affidano alla vena realizzativa di Puskas. Attenzione, guarda Pier. Bravo qui il portiere. Grande attesa per la sua prova, potrebbe essere tra i candidati al premio di migliore in campo quest'oggi. È un bomber di razza, un finalizzatore implacabile. Quando c'è da buttarla dentro lui risponde sempre presente. Non puoi mai perderlo di vista, Pier. Hanno l'occasione per passare in vantaggio. Dybala non sbaglia. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Ottima lettura in scivolata. Leo Messi. Il servizio per Brolin. Buono il tocco sulla corsa del compagno. Dybala.